Questo dire, questa parabola di Gesù ai discepoli riguardo all'amministratore disonesto che deve rendere conto e che cerca di farsi degli amici per essere accolto, visto che perderà il lavoro e con questo tutto quanto, l'abitazione, eccetera, e viene lodato, presenta vari aspetti. Quello più evidente è che Dio, che fa qui, diciamo così, la parte del padrone verso l'amministratore, loda l'amministratore disonesto perché si trova degli amici con la sua amministrazione disonesta, cioè al padrone non interessa di essere derubato più, interessa un cambiamento di relazioni fra lui e gli altri. Ma dove sta questa preziosità? Perché se guardiamo troppo strettamente questa parabola, il padrone continua a essere defraudato, invece lui è contento questa volta di essere defraudato e lo loda, perché è defraudato perché prende del suo nuovamente finché è in carica e dice: tu devi al padrone 50, 100, scrivi 50, e tu scrivi 80, diminuisce. È chiaro che deruba ancora il padrone, ma il padrone è contento. Di che cosa è contento? La domanda dobbiamo farcela. L'amministrazione dei beni in questa terra è un'amministrazione che facciamo noi per conto di Dio, invece noi la trattiamo come nostra. Questo è il peccato dell'amministratore, questo è il nostro peccato. Ci attacchiamo alle cose della terra come se fossero nostre, invece è tutto di Dio. Ma questa mossa dell'amministratore disonesto in realtà implica un contenuto che è dentro al Padre nostro. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Che vuol dire? Io faccio della ricchezza disonesta un mezzo per fare delle opere di bene. E ci siamo. Ma non è solamente il bene, è che io in qualche modo agevolo gli altri in modo tale che non si trovino con debiti troppo grossi verso Dio. Io li aiuto in qualche modo ad alleggerirsi. Quanto devi? 100. Scrivi 50. Perché? Perché in questo modo noi siamo amici. Perché in questo modo tu mi aiuterai come io ti sto aiutando e avremo pace in qualche modo, no? Avremo sopravvivenza. Ma nel Padre nostro non è scritto la stessa cosa. Rimetti a noi i nostri debiti, tu sei il padrone, noi siamo gli amministratori disonesti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Ora, nella paragone non c'è il fatto materiale che quelli sono in qualche modo debitori con, però erano sottoposti, perché se lui ha il potere di dire scrivi, vuol dire che è in grado sopra gli altri di mutare quello che è il debito. Quindi ha l'autorità, finché è ancora in carica, noi diremmo finché siamo ancora in vita sulla terra, di alleggerire i debiti degli altri. E questo crea un sollievo. Allora a Dio serve e vuole che noi alleggeriamo i debiti fra di noi e creiamo degli stati di amicizia, anche se questi sono fatti con le cose di Dio. L'importante è che arriviamo davanti al Creatore senza avere delle contese fra di noi, ma avendo approfittato con scaltrezza dei beni che sono di Dio per fare del bene sulla terra in modo tale da non arrivare litigando davanti al Signore. Questa scaltrezza i figli della luce non ce l'hanno in genere, perché noi siamo un po' per le cose molto regolari. Ma qui c'è un maneggione che in realtà dice: so maneggiare, stavolta maneggio in modo tale che ne usciamo tutti bene. Alla fin dei conti, questa vita che noi viviamo deve essere staccata dai nostri attaccamenti ai beni della terra, i quali provocano sempre le liti, le gelosie, le rivendicazioni. Lo sappiamo.
e fare in modo che quello che abbiamo, che sembra nostro ma è di Dio, possa servire ad alleggerire i debiti degli altri, nel senso che, va bene, tu mi dovresti questo, lascia stare, siamo pari, ma me ne dai quando puoi, me ne dai una metà, tanto è tutto di Dio. Dice, ma io cosa ho di meno? Ho di meno, ho di più. Oggi ho 100, domani sono morto, ho più niente. È tutto di Dio, non è nostro. Neanche la nostra vita è nostra, è di Dio e la restituiamo a Dio. Allora questa scaltrezza è il suggerimento, non dico simpatico, però è il suggerimento per superare con una certa leggerezza il nostro problema, perché il nostro problema è rendere conto a Dio, cosa che oggigiorno non si vuole da nessuna parte, nessuno deve rendere conto a nessuno. Noi dobbiamo rendere conto a Dio delle disonestà verso di Lui, verso gli altri, e abbiamo tante occasioni per alleggerire la vita degli altri. Una è la carità attiva, il bisogno di aiuto, ma tante volte è: ho bisogno che tu non ti ricordi del mio debito, perché sennò non so come arrivare a sera. E noi diciamo, bene, io arrivo bene a sera lo stesso, anche se tu non mi dai, arriva bene a sera insieme a me, e non ti preoccupare. Questa generosità ci verrà tutta quanta restituita da Dio Padre, che dice: io vi rimetto i vostri debiti che sempre avete con me, nella misura in cui nel vostro piccolo avete rimesso i debiti con gli altri. Nella misura con cui voi amate gli altri, io amo voi in modo più grande, ma ho bisogno del vostro moto di carità, il vostro moto di generosità, il vostro moto di distacco, il vostro modo di perdono, per avere quasi l'opportunità di perdonarvi. È poco davanti a me, ma per voi è molto, e io lo conto come molto, e vi darò molto di più, la vita è eterna. Quindi noi abbiamo l'occasione, qui, con poco, di guadagnare il molto, che è la vita eterna, con questo atteggiamento di distacco dalle cose. No? Spesso abbiamo come gli artigli fuori, che teniamo i nostri bauli, le nostre cose, la nostra terra, le nostre case, che, no? Questo qui ci impedisce di alzarci in volo, perché siamo legati alle cose della terra. Allora San Paolo conclude con questa bella frase, no? Dicendo: la nostra cittadinanza è nei cieli, là aspettiamo come Salvatore Gesù Cristo, che trasfigura il nostro povero corpo e lo fa diventare glorioso, perché lui ha questo potere di sottomettere tutte le cose a sé. Allora dice: rimanete dunque in questo modo saldi nel Signore, carissimi, no? Correte dunque verso questa meta, che è la vita eterna, sapendo che ogni cosa che vi attacca qui sulla terra impedisce questo vostro ingresso. E quando passiamo di là, e ci deve, come dire, tagliare le grinfie, le unghie, farà male, e dice: lo faccio per il tuo bene, perché finché stai ancorato alle cose terrene pesanti non puoi alzarti. Meglio farlo adesso, con atti che sono di generosità e di merito, perché Dio li valorizza e dà il merito alle cose che facciamo, non perché in sé siano grandi cose. Con un sorriso a volte rimediamo a dei conflitti secolari, annuali con gli altri, no? E l'altro dice: posso sorridere e non mi devo girare dall'altra parte, posso dormire in pace e non devo ricordarmi che sono arrabbiato con quello. Veramente con poco, spesso, possiamo guadagnare molto. Questa è la scaltrezza di cui ci vuole insegnare Gesù. Se l'ho dato Gesù Cristo.